Siamo nell'hangar 3,14 della cittadella del Carnevale di Viareggio per scoprire insieme i segreti dei maestri della cartapesta. E allora venite con me, andiamo subito a disturbare il maestro al lavoro. Scusi? Ma Jack, ma che fai? La scelta era poca. O bilancio in rosso o cristal nero. Finalmente anche noi abbiamo la nostra trasmissione di cucina. Bentrovati alla nuova puntata di Che Cuoco Che Fa. Ma no, Giacomo, ma no, questo è Fuori Corso Show. Scusa Andrea, scusami, ma allora mi devi spiegare che cosa ci fa un pollo enorme, pantagruelico, mastodontico qua in mezzo allo studio. Chiaro, la terza puntata di Fuori Corso Show è dedicata al carnevale e alla cucina. Ah, ho capito. Allora è per questo che mi hai fatto preparare delle ricette che io ho già belle pronte. Certo che sì, illustramele, guardiamo se sei preparato almeno questa puntata. Certo che sì. Eccotele qua già belle preparate nelle nostre immagini, che ti agevolo, guarda pure. Oh, il pollo volevi e il pollo ce l'hai. Ma no. Dove lo ritrovi? Un altro sindaco come... No! Riderà. Non c'è niente da ridere, le abbiamo dato del pollo, cosa ride? No. Però è bello arrostito. Vabbè, però è bello arrostito. E non voglio sapere, visto il suo passato di urologo, con lo spiedo, come viene utilizzato. Non essere triviale, che dobbiamo mangiare. No. Abbiamo un'altra ricetta. Esatto, perché poi all'evacuazione fisiologica ci pensiamo dopo. Ecco l'altra ricetta, piacevole nella nostra immagine, guarda che cosa ho cucinato. Viareggini, un bel frittino solo per voi. Gran fritto misto di Partito Democratico, guarda che meraviglia. A me sembrano un po' bolliti più che fritti misti. Comunque va bene così. Direi che con le ricette ci siamo, ma sì, per fare davvero una ricetta e che sia all'altezza di questo carnevale servono gli ingredienti giusti. E infatti siamo andati a fare la spesa. Io c'ho una fame, ho mandato quell'altro a fare la spesa, ma ora quando arriva... Eccolo, allora, Adi, ma l'hai fatta la spesa, ma che hai comprato? Giacca, ho preso allora due peperoni, ho preso una zucchina, tre arance per fare la macedonia e poi ho preso un columbro, eccoci qua. Un columbro, lo cuciniamo noi. A Fuori Corso Show addirittura Marco Columbro, che ci onora della sua presenza nel nostro programma. Io brindo, infatti. Lui beve, è briaco fisso. Sempre. Lo tirocate questo portato che com'è. Lucido già. Non c'ha l'occhio lucido, c'ha proprio l'occhio fuori, completamente fuori. Fuori Corso è un po' un certo modo di far politica, sai? Quando si dice sei fuori corso perché sei fuori dalle righe. È bello essere fuori dalle righe ogni tanto. Dipende se quel fuori dalle righe è creativo oppure rompe i zebedei. Senti, sì, visto che siamo al carnevale ci hai raccontato degli aneddoti carini, ma un ricordo particolare che tu hai legato al carnevale di Viareggio che
possa essere curioso? È curioso Canale Viareggio. Guarda, ti racconto questa. Quando avevamo 15-16 anni, per noi il carnevale aveva un solo scopo: andare a caccia di che ragazzine. E era una ricerca soprattutto del lato B. Che noi ci mettevamo, quando si vedeva il lato B di certe ragazzine carine, cioè tre quarti, noi in tre quarti ci mettevamo così, poi ci avvicinavamo e poi no, queste si giravano. Noi, ah, visto che bello, noi, ma che è stato? E quello era un giorno. Un giorno che eravamo in postazione per il palpamento, come feci per non gravare, c'era uno che fa imbecille, è la mia figliola. Orca brutta, ragazzi. C'era il padre a guardia delle. Per cui si fece una fuga con la corda alle gambe. E questi erano poi i momenti colorati del carnevale. Cos'è che secondo te si abbina bene a livello piatto colorato? A carnevale si deve mangiare un bel spaghetto al dente con le cicale e pomodorino. Pomodorino il ciliegino, peperoncino e una spruzzata di arancia, di buccia d'arancia. Lo metti in tavola, è un piacere. E allora, che bello. Che altro dire? Io vado a prepararmi. Andiamo a mangiare, ragazzi. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Ciao, ciao, buon appetito. Ciao, grazie, ciao, Marco. Grazie. Ciao.